Ciao a tutti, mi chiamo Giacomo, insegno religione in una scuola superiore e in questo podcast parliamo di tecnologia e insegnamento e più in particolare dell'uso delle tecnologie nell'insegnamento anche della religione. Oggi parliamo della relazione tra la scuola e l'automazione tecnologica in atto, che rende possibile insegnare e trasmettere tantissime cose e, come abbiamo toccato con mano durante il coronavirus, anche le materie scolastiche. Come dicevo nel podcast precedente, oggi non soltanto apprendiamo molte cose a distanza, ma imparare a distanza, la didattica a distanza, è la condizione generale dell'apprendimento sociale, al cui interno, secondo statuti e metodologie proprie, rientra anche la scuola. Idee, opinioni, convincimenti, credenze sono in gran parte trasmesse non più soltanto da esseri umani con i quali ci interfacciamo, ma da intelligenze artificiali che in questi ultimi decenni producono il nostro panorama mentale. Non è forse vero che gran parte di ciò che sappiamo e che influenza la nostra vita da tantissimi punti di vista lo impariamo grazie ai media? Quante volte capita di compiere le scelte a livello lavorativo, ma non solo, a partire da informazioni ricevute dai media piuttosto che dalla scuola stessa? Se fino a pochissimo tempo fa la scuola opponeva una forte resistenza all'intervento delle tecnologie nel proprio ambito di competenza, ora, a causa del coronavirus, ha dovuto affidarsi a macchine, computer, smartphone, piattaforme di vario genere, grazie alle quali ha continuato a fare didattica a distanza. Quanto è avvenuto è un punto di non ritorno, sul quale occorre spendere qualche parola. Le tecnologie sono ormai il mezzo di propagazione e di divulgazione del sapere, intervengono nel processo di erogazione dello stesso. Chi fa uso dei media per fare informazione e formazione deve diventare esperto del mezzo che usa, affinché il messaggio arrivi all'ascoltatore. Lo stesso insegnante non può mettersi a fare lezione davanti ad uno schermo come se fosse in classe, perché quello che insegna viene trasmesso e mediato da piattaforme sociali che erogano il messaggio culturale secondo una propria logica. Ma anche gli studenti non possono più essere semplici fruitori passivi del messaggio, ma sono chiamati a diventare parte attiva nella costruzione e rielaborazione dello stesso. Non sarebbe il caso di conoscere meglio il mezzo tecnologico che viene usato, il suo funzionamento, la sua logica, il suo modo di tenere assieme le persone, al fine di trasmettere e recepire meglio il messaggio, cioè in questo caso la lezione? Non è un caso che le diverse piattaforme che sono state usate per insegnare sono risultate indigeste a molti insegnanti, ma anche a molti studenti, anche perché queste piattaforme attivano processi molto diversi da quelli attivati dalla lezione in presenza, dove l'insegnante parla e vede gli studenti, e gli studenti partecipano al dialogo e alla relazione didattica che avviene in classe. Sintetizzerei alcune perplessità di molti insegnanti con queste domande. Una volta che mi connetto con gli studenti online, questi partecipano allo stesso modo in cui partecipano in classe? Come faccio a fare lezione a persone fisicamente non presenti? Cosa accade nel momento in cui quello che sono chiamato ad insegnare entra nel mezzo tecnologico? La lezione rimane nel cloud? La posso usare un'altra volta, indifferentemente dalle classi o dagli studenti che avrò di fronte? E queste lezioni che ho messo sulle piattaforme, su YouTube per esempio, servono solo agli studenti o possono essere utilizzate da tante altre persone che non sono necessariamente miei alunni? E ancora, cosa accade di queste lezioni dopo essere entrate in un circuito sociale più ampio? Possono essere distribuite, discusse, fatte oggetto di critica, mettendo così a repentaglio la mia autorità, la mia autorevolezza di insegnante? E ancora, un insegnante che decide di mettere le proprie lezioni online può insegnare anche fuori dal contesto scolastico? Che dinamiche innesca? E infine, può monetizzare i suoi video? Detto tutto ciò con un paio di grandi domande, che ne è del sapere che la scuola trasmette nell'epoca tecnologica che stiamo vivendo? Cosa accade dell'insegnamento e dell'insegnante, oltre che ovviamente dello studente, con l'intervento e l'aumento dei processi di automazione tecnologica? Nonostante le cosiddette promesse mancate della tecnologia, come alcuni le hanno chiamate, il processo di automazione artificiale, tenuto conto delle ovvie battute di arresto, non si sta fermando, ma sta declinandosi secondo tutta una serie di modalità molto interessanti,
su cui vorrei soffermarmi in questo podcast, e queste modalità hanno un'enorme portata anche dal punto di vista didattico generale. L'occasione di tale approfondimento mi è stato offerto dalla pubblicazione di un volume di Cosimo Accoto, Il mondo dato, 5 brevi lezioni di filosofia digitale, a cui ha fatto seguito recentissimamente un altro volume, Il mondo ex machina, 5 brevi lezioni di filosofia dell'automazione. Cosimo Accoto, filosofo di formazione, è ricercatore affiliato all'MIT di Boston e focalizza attualmente le sue ricerche sulla filosofia del software, la scienza dei dati, l'intelligenza artificiale, la logica delle piattaforme e la tecnologia della blockchain. Devo essere sincero, avendo già letto parecchi libri in questi anni sul tema del digitale, non nutrivo molte speranze, perché in questi libri avevo trovato spesso la solita lettura della tecnologia. La tecnologia ci fa abitare in un mondo sempre più disumanizzato e alienante, sempre più virtuale, dove l'essere umano verrà tagliato fuori dall'avvento delle macchine intelligenti. Ma devo dire che il volume di Accoto mi ha fatto assolutamente ricredere. Spero che lo leggerete, perché oltre che scritto benissimo, apre importantissime piste di riflessione, su alcune delle quali vorrei ora soffermarmi. Aggiungo anche che, nonostante questi libri non si occupino direttamente di insegnamento e di didattica, vanno assolutamente letti dagli insegnanti, perché servono per assumere una prospettiva sulle tecnologie né apocalittica, alla Terminator tanto per intenderci, né futuristica, ma calata con grande competenza e lungimiranza in quello che oggi sta accadendo. Ovviamente Accoto ha un luogo privilegiato di visione, l'MIT di Boston, nel quale, come ha scritto Alex Pentland nel suo libro Fisica Sociale, si vive nel futuro e si ha l'opportunità di osservare di prima mano il modo in cui la cultura creativa riesce ad abbracciare nuove idee, a farle sopravvivere e crescere, per poi concretizzarle nella vita quotidiana. La prospettiva di Accoto è questa. Il fatto di essere entrati da alcuni anni nella Software Society, società del software, ha trasformato radicalmente il mondo e, aggiungo io, lo stesso modo di insegnare. Il libro di Accoto non è un libro sulla didattica, ma è evidente che in tantissimi discorsi, come cercherò di spiegare, la sfida tecnologica impatta fortissimamente anche la scuola. Vorrei sottolineare solo 3 punti basilari della riflessione di Accoto, in qualche modo introduttivi al tema che qui voglio trattare, rinviando il lettore ad esplorare e ad immergersi in moltissimi altri elementi davvero importanti che questo testo ha il pregio di analizzare. Sintetizzo questi punti in 3 parole chiave: software, dato, piattaforma. La prima parola è software. Il software è il motore primario della civiltà attuale e quindi anche della nostra cultura. È un motore invisibile. Qui Accoto parla di inconscio tecnologico che la guida dal profondo, il cui senso e la cui portata non è ancora stata fatta oggetto di attenzione pensosa, sebbene questo motore invisibile venga usato da molti, anzi da tutti, come un oggetto qualsiasi. Il software è oggi al comando, come suona il titolo del libro di Lev Manovich, richiamato a più riprese nel volume, e sta ridefinendo le condizioni di possibilità del mondo. Cito da Accoto: il software permea tutte le aree della vita contemporanea, le logiche, le pratiche e le tecniche di controllo, di comunicazione, di rappresentazione, di simulazione, di decisione, di memoria, di visione, di scrittura, di interazione. Il software agisce nel mondo e sul mondo cambiandolo. Per capire questa affermazione, pensiamo per un momento a cosa è accaduto durante il coronavirus. Facendo lezioni online, il codice ha fatto accadere alcuni eventi dentro la macchina. Lezioni, video, testi, audio, ma tutto questo è codice. Ma di conseguenza sono accadute molte cose nel mondo degli studenti, degli insegnanti, della scuola, delle famiglie. Il codice non ha soltanto permesso di registrare, di archiviare, di memorizzare lezioni, presenze, discorsi, interventi in chat, ma ha reso possibile produrre scuola, non solo in quel preciso momento, ma anche nel futuro e per classi o persone non ancora conosciute. Quello che da ora in poi è presente sulle piattaforme, le lezioni che abbiamo fatto, che abbiamo stoccato appunto nelle piattaforme, potrà essere usato da me che ho stoccato questi materiali in quel luogo, anche per le classi future, nelle quali eventualmente insegnerò.
Infatti è un'unità didattica già pronta, disponibile, anche se costantemente aggiornabile per gli anni a venire, ma potrà essere usata anche da colleghi che eventualmente vorranno farne uso e a ben vedere anche da coloro che desiderano approfondire certi argomenti che magari non hanno mai studiato. È vero, il codice sta sbriciolando progressivamente in maniera profonda modelli e pratiche tradizionali di relazione coi mercati, architetture dinamiche di produzione e di scambio di servizi, modalità e finalità nella co-creazione di valore. Detto nel lessico dell'insegnamento, io lo tradurrei così: la produzione e lo scambio dei servizi, e quindi anche della cultura, assume oggi modalità molto differenti a motivo del fatto che la tecnologia, che è il modo naturale di essere al mondo da parte dell'essere umano, fa emergere un tipo di mondo molto diverso da quello nel quale io ho fatto scuola tanti anni fa. Questo è il punto. La scuola entra nel software e il software entra nella scuola. Faccio una domanda. Possiamo continuare per questi motivi a fare scuola allo stesso modo di quando non c'era il software? La seconda parola è dato. C'è un capitolo di questo libro, forse il capitolo più importante, almeno per me, che è dedicato appunto al tema del dato. Credo che anche su questo tema Accoto abbia detto delle cose fondamentali. Le trasformazioni tecnologiche, con la mole di dati che mettono a disposizione e che tramite sensori, algoritmi, intelligenza artificiale vengono rilevati, letti, messi a disposizione per essere interpretati, sta rendendo necessario ripensare l'esperienza. Qui Accoto fa ovviamente riferimento a tipologie di esperienza provenienti dal fatto che il mondo stesso, del quale noi stessi facciamo esperienza attraverso gli strumenti tecnologici, è un mondo più ampio, quantitativamente e anche qualitativamente. Tramite sensori o algoritmi, per esempio, siamo condotti a conoscere cose che mai avremmo conosciuto, che ci cambiano profondamente. Per fare questa esperienza basta aprire una pagina web e fare una domanda a Google su un argomento che ci interessa. L'esperienza si amplifica velocemente e veniamo portati a navigare sul web conoscendo cose che altrimenti non avremmo mai saputo. Ma pensiamo anche cosa possiamo conoscere della nostra salute con uno smartwatch al polso o grazie ad applicazioni scaricando le quali possiamo avere contatti abbastanza agevolmente con persone che non parlano la nostra lingua. Come scrive Accoto, non solamente questo nuovo approccio al mondo produce nuovi dati sulla sensibilità, cito testualmente, ma produce, sono sempre parole di Accoto, una nuova sensibilità in sé. La tecnologia, tramite il codice, produce e ci mette in un mondo nuovo che è stato sempre lì, ma del quale non sapevamo nulla, mentre invece ora possiamo conoscere in modo aumentato il mondo circostante. Pensate all'esperienza della realtà aumentata, per esempio, e alle sue applicazioni scolastiche e universitarie, per esempio anche in campo medico, ma anche possiamo conoscere un mondo aumentato che riguarda anche noi stessi. L'aumento, per esempio, esponenziale di dati a disposizione su tutti e su ciascuno sta facendo emergere, sono sempre parole di Accoto, una nuova dimensione di presenza e di azione introdotta dalle reti sensoriali, digitali e artificiali, che sono al contempo sopra e sotto la dimensione dell'umano. Se prima non era pensabile fare scuola se non in presenza, oggi, con le tecnologie, non solo è possibile, ma l'azione didattica immersiva può avvenire secondo tempi e in luoghi non convenzionali, grazie alle stesse piattaforme tecnologiche. In questi giorni si è discusso sui giornali delle lezioni che dovranno essere tenute a settembre in molti comuni italiani e che, a detta di molti, sarebbe meglio non avvenissero nelle scuole, perché queste sono state chiuse per 3 mesi. Bene, legittimo, ma è possibile che a nessuno sia venuto in mente l'ovvio, cioè che nei giorni in cui le scuole sono state chiuse per le lezioni si possono fare da casa, come del resto è già avvenuto? Se il codice e i dati sono ormai a disposizione, cosa impedisce di fare lezioni da casa in caso di necessità? La terza parola su cui Accoto si sofferma è piattaforma. Il testo di Accoto fa spesso riferimento al volume di Benjamin Bratton, La pila, software e sovranità. Un volume la cui lettura offre uno sguardo sul mondo di oggi molto interessante.
Per Breton, la cui competenze spaziano dall'architettura al design, passando per la filosofia, la pianificazione urbana, l'informatica e la sociologia, la sovranità e il potere non appartengono più agli stati-nazione, ma ai grandi player tecnologici che attraverso la computazione hanno ridisegnato la politica e il diritto, l'economia e la cultura, dando vita ad una megastruttura occidentale. Senza analizzare il volume di Breton, basta dire che la rappresentazione migliore del mondo odierno è quella offerta dall'immagine della pila, dove le cosiddette piattaforme tecnologiche hanno ridisegnato il pianeta conquistandolo. Mi faccio allora una domanda. Se le aziende più quotate al mondo, che Scott Galloway ha chiamato The Four, i quattro, cioè Google, Facebook, Apple, Amazon, hanno sfruttato la potenza delle loro piattaforme per crescere e dominare rapidamente il mercato con prodotti e servizi che permeano la nostra vita, è possibile, questa è la domanda che mi faccio, per la scuola e l'insegnamento restare autonome da esse? Non è forse accaduto, senza che nessuno ponesse perlomeno la questione, che la scuola si sia servita delle piattaforme tecnologiche messe a disposizione gratuitamente da queste grandi aziende? Possiamo pensare che queste aziende facciano della beneficenza? Tale domanda non va intesa in senso solamente polemico, ma va colta come l'affermazione che anche la scuola vive all'interno di piattaforme tecnologiche e pervasive, i cui contorni ed interessi meriterebbero una riflessione etica e che l'integrazione della scuola all'interno di queste stesse piattaforme tecnologiche porta ovviamente a cambiarne il volto stesso della scuola. Se vogliamo usare le parole di Breton, abbiamo qui un problema di sovranità, cioè di potere, che con l'ingresso e la pervasività delle tecnologie sta diventando sempre più fondamentale. Come ha giustamente affermato Accoto, non si tratta di rinunciare alle tecnologie, ma di tenere assieme le opportunità che emergono con l'innovazione tecnologica, assieme all'attenzione a fare in modo che questa imponente raccolta di dati, proveniente per esempio da moltissime scuole nel mondo che hanno fatto uso di queste tecnologie, non si risolva in minaccia verso i singoli e le comunità, ma dia vita ad un mondo programmabile effettivamente migliore per tutti. Ecco, io ritengo che la scuola, di fronte al tema della automazione tecnologica, debba porsi questi quesiti, a cui anche la didattica, o meglio, una riflessione sulla didattica, non può assolutamente sottrarsi.